E io passo per pazzo perché voglio vivere là, in quello che per voi è stato un momento, uno sbarbaglio, un fresco breve stupore di sogno vivo, luminoso, là, fuori d'ogni traccia solita, d'ogni consuetudine, libero di tutte le vecchie apparenze, col respiro sempre nuovo e largo tra cose sempre nuove e vive. Mi si è guastato il cuore, mi si sono logorati i polmoni. Che me ne importa? Sarò pazzo, ma io vivo. Non ho casa, non ho stato. Vado all'ospedale? Vi prego di credere che non ci sono mai andato da me coi miei piedi. Mi ci hanno sempre trasportato gli altri, in barella, privo di sensi. Mi ci sono ritrovato e mi son subito detto: «Ah, eccoci qua, ora bisogna cacciar fuori la lingua!» E subito, volenteroso e obbediente, invece di lamentarmi, l'ho cacciata fuori a ogni richiesta per uscirmene presto. Che effetto curioso fa la faccia dell'uomo, medico o infermiere, guardata da sotto in su, stando a giacere su un letto, che ve la vedete sopra coi due buchi del naso che vengono fuori e l'arco della bocca che va in su, di qua e di là, dalla pallottola del mento. E quando questa bocca vi parla e vedete sotto sopra la chiostra dei denti, la puntina in mezzo del labbro superiore e il principio del palato. Anche senza sentire quello che la bocca vi dice, va sicuro che si perde il rispetto dell'umanità. Ma io vi ho promesso di parlarvi della mano d'un malato povero. La premessa è stata lunga, ma forse non del tutto oziosa, perché voi almeno così adesso non mi domanderete nulla di quello che vi premerebbe più di sapere per commuovervi al modo solito, cioè le notizie di fatto. A. Chi fosse quel malato. B. Perché fosse lì. C. Che male avesse. Niente, cari miei, di tutto questo. Io non so nulla di nulla. Non mi sono curato di saper nulla. Come forse avrei potuto, domandandone notizie agli infermieri. Io ho visto solamente la sua mano e non posso parlarvi d'altro. Ve ne contentate? E allora eccomi qua. Fu nell'ospedale in cui sono stato l'ultima volta. Ma non fate codesta faccia afflitta da imbecilli, perché non vi narro una storia triste. Tra me e l'ospedale, benché non possa soffrire i medici e la loro scienza, ho saputo sempre stabilire dolci e delicatissime relazioni. Figuratevi che questo ospedale di cui vi parlo aveva la squisita attenzione verso i suoi ricoverati di impedire che l'uno vedesse la faccia dell'altro mediante un paraventino a una sola banda, o piuttosto un telaio a cui con puntine si fissava ai quattro angoli una tendina di mussolo, cambiata ogni settimana, lavata, stirata e sempre candida. Certi giorni, tra tutto quel bianco, pareva di stare in una nuvola e, con la benefica illusione della febbre, di veleggiare nell'azzurro che entrava dalle vetrate e dei finestroni. Ogni lettino, nella lunga corsia luminosa, aerata, aveva accanto, a destra, il riparo di un di quei telai che non arrivava oltre l'altezza del guanciale. Sicché io, del malato che mi stava a sinistra, veramente non potevo vedere altro che la mano quando egli tirava il braccio fuori dalle coperte e l'abbandonava sul lettino. Mi misi a contemplare con curiosità amorosa questa mano, ed essa, a poco, mi feci narrare la favola che vi dirò.